Oh, buongiorno. Benvenuto nel mio salotto. Ti piace? Vuol dire chi sono? Non sapete chi sono? Certo che non sapete, ma voi siete i grossini. Io sono Feb, chiamo Feb, ho un altro canale YouTube che si chiama Fallo e Basta, ma oggi non siamo qui per me, cari amici miei. Non siete miei amici, ma lo diventerete presto. Perché oggi siamo qui per lo speciale 1000 iscritti del signor Gross. Bene, sì. E siamo qui per fargli un po' di domande, cari amici miei. Quindi, non aspettiamo oltre e portiamo subito qui il nostro special guest, The Gross. No, non va. Ho provato, non va. Cioè, sono ignifughi. Oh, porca. Sì! Durante un bel po'. Io ho una serie di domande fatta in parte da me e in parte dai tuoi amati iscritti. Cosa? Sì, ebbene sì! Allora, la prima domanda che ti faccio è, ovviamente, come ti chiami? Qual è il tuo nome? Mi chiamo Mattia. Wow. Mi ha vibrato il cuore. Lo so. Mi ha vibrato il cuore. E basta. A posto. Hai raggiunto 1000 iscritti. Può sembrare un numero fittizio, del cavolo, o per addirittura alcune persone che sono abituate a seguire grandi youtuber soprattutto, un numero insignificante, ma 1000 è un grandissimo numero. Cioè mille persone si sono fidate di te e hanno deciso... Esattamente quello che dico io, cioè 1000 è veramente... Cioè se tu... ormai siamo abituati a vedere l'umanità come dei numeri enormi, no? Siamo nella cultura di massa. Cioè, se hai 100.000 persone sembrano poche, no? Esatto. Ma cioè, questo vuol dire che ci sono 1000 individui, 1000 esseri umani che hanno deciso di... che trovano interessante qualcosa. Cioè, nel senso, è un paesino, è un piccolo paesino. Cioè, è un... Ti faccio subito una domanda che ha a che fare con la tua, col tuo ruolo, diciamo, con la tua essenza qui sul canale, ed è Alpo a chiederla. Alpo! Un saluto ad Alpo. Perché hai deciso di diventare un giornalista? Allora no, non sono un giornalista ovviamente, nel senso cioè ci provo. Volevo aprire un canale YouTube perché mi piace fare cose, creare cose che restino, no? Alle generazioni future. E volevo portare qualcosa anche di utile al mondo, no? Solo che appunto non ho tantissime competenze tecniche, cioè non è che posso aprire nello specifico, insomma, un canale che parla di biologia, un canale che parla di storia. Sulle stampanti. Quante persone sfollano con le stampanti? Quanto bisognerebbe avere un canale YouTube italiano che parla di stampanti? Ed è questo il secondo canale, serve solo ad annunciare. Prendiamo la nostra stampante. No. Quindi, non potendo fare quello, mi sono concentrato su una cosa che potessi fare. Quindi, ad esempio, le notizie, le news, dare informazione, fare un po' di debunking, no? Quelle cose che sono comunque alla portata di tutti. E quindi da lì ho deciso di concentrarmi comunque sul mondo dell'informazione, ecco. Ok, però ovviamente i tuoi video hanno sempre una chiave ironica. Sì. Cioè, i tuoi video tendono tendenzialmente sempre a far ridere comunque. Sì. Come mai hai deciso di mettere queste impronte comunque piuttosto forte nei tuoi video, seppur dà informazioni, a volte sveglia anche una certa parte di popolazione che magari la pensa diversamente da come la pensiamo la maggior parte di noi, non so. Sì, ma sempre per quel motivo. Allora, innanzitutto che non sono nessuno, non avendo un background, una personalità importante, professionista, dovevo trovare un linguaggio sia che mi permettesse magari di coinvolgere appunto gente non particolarmente avvezza all'informazione, e quindi volevo trovare un linguaggio che andasse bene a tutti e che andasse bene a me. Quindi non potendo andare troppo nel tecnico, non lo specifico, ma al contempo volendo rendere l'informazione fruibile e accessibile a tutti, ho detto ci metto un po' di ironia, così magari è anche piacevole da sentire, no? Una roba che va... D'accordo. E una domanda invece molto importante secondo me, che ti riguarda particolarmente, è: ma ti fai il bidet girato avanti o dietro? Beh, allora, caro Fallo e Basta, è importante, come sai ho un pene. Come hai avuto modo di... Sì, l'ho visto prima.
Quindi avendo un pene è molto più semplice farlo da dietro. Ma io come lo faccio il bidet? Vai, parti in bidet. Vai, parti in bidet subito. Devo seguirti con la fotocamera. No. Prove sperimentali lo faccio da dietro, rigorosamente da dietro, rigorosamente mano sinistra, quindi confermo. Tu te lo fai da davanti? Sì, lo faccio da davanti, sono dei davantisti. No, dietro, retro. Retro? Retro, retro tutta la vita. Fateci sapere nei commenti come vi fate il bidet. Sì, io mi faccio la doccia. I tuoi video per la maggior parte trattano il tema dei complottisti, tema molto controverso. E quindi Claude, per aizzare ancora di più, ti chiede: chi sono i complottisti che odi di più? Partiamo col dire che tendenzialmente non odio nessuno, nel senso li compatisco. No, no, beh. Tendenzialmente i gruppi che trovo più, ma sì dai, fastidiosi, sono quelli che portano un danno tangibile all'umanità. Cioè, nel senso, finché sei un terrapiattista, facciamo due risate, provo anche a convincerti che non sia così, magari non devo farlo neanche io, no? Però vabbè, finché sei un respiriano, ti fai danno da solo, finché non ti metti a fare danno agli altri, ovviamente, cioè che ti fai, metti a fare divulgazione respiriana, allora però tutta la disinformazione recente, no? Tipo Novax, che non sono proprio complottisti in realtà, però quella è pericolosa, no? Quella è quella che è più pericolosa, quindi diciamo che sono quelli che mi sono un po' meno simpatici, ecco. Soprattutto, indipendentemente dal gruppo, quelli un po' più arrogantelli che danno dello stupido così a random, senza approfondire perché. Collegandoci alla domanda di Claude, come avrete notato, sotto i video controversi di Gross ci sono sempre persone in disaccordo con quello che stai dicendo, che dicono la loro sul suo magari orientamento, sulla mia persona, sessuale o sul suo orientamento sociale. Quindi quello che mi viene da chiederti è, tu tratti argomenti controversi, appunto. Sì. Evidentemente a te piace essere insultato, ovvero faccia di merda. Ti piace essere insultato, faccia di merda. Sì, mi piace molto. Infatti è la mia categoria preferita. Ah, infatti lo sapevo, testa di cazzo. Scusa. Come la vivi questa cosa dei commenti negativi? Perché comunque non sono semplicemente commenti negativi tipo il tuo video non mi piace, ha fatto cagare o non mi piace. Sono proprio a volte insulti, cioè proprio... Vabbè, a parte il sei il servo della società e vabbè, non è neanche un insulto, però sai, sei un coglione, fai ridere, insomma comunque... Sì, no, ma in realtà, cioè, nel senso, vabbè, è una cosa che, cioè, devi prendere in considerazione quando decidi di fare questa cosa, cioè, questa tipologia di video. Ci sta, la maggior parte delle volte mi faccio una risata, tipo l'ultimo mi ha detto che era un trafficante di armi sotto il video di Putin. L'ha scoperto. Sì, esatto. Più che altro, sì, magari ogni tanto non sono bellissimi, cioè, ma a me non mi fa tanto arrabbiare l'insulto a me, mi fa arrabbiare il... Quanto sei scemo! Cioè, come se tu metti un video del calisthenics, arriva uno che ti risponde tipo che scarpe di merda che hai, cioè nel senso ok, cioè, va bene. Allora, qua ti faccio un'altra domanda mia. Sì? Quanto hai paura di non essere capito nei tuoi video? Tanto, tantissimo. È una delle cose più difficili per uno che scrive monologhi, oltre che video, di un certo tipo di comicità. No, io ho una comicità molto sottile. Una cosa ricorrente è se io faccio un video contro una determinata cosa, sì, non è che vuol dire che sono a favore dell'altra. Se faccio un video sul maschilismo, non è che dico che le nazi femministe hanno tutta ragione, non è... Se faccio un video su Putin, non è che vuol dire che la NATO ha ragione su tutto. Cioè, nel senso, solo che il mondo di oggi è molto tifo. È molto uno. Io ho la mia fazione, vaffanculo. Se dici qualcosa contro la mia fazione, ti odio. Mauri Bugs. Ah, sì, sì. Ti chiede, sì, ascolterai altre canzoni? Sì, sicuramente, prima o poi. Francesco ti chiede, esistono gruppi di pazzi complottisti veneratori di polli?
Questo me lo ricordo. Okay. Sì, sicuramente, solo che non li ho ancora scoperti. Ma piace. Se non ci sono, basta che scrivi qualche messaggio in giro per internet e nascono poi intorno alla tua news. Francesco, un consiglio, crealo. Guarda che fanno un sacco di soldi. Infatti, intanto, venenatori di polli, ormai chi fa palestra, chi vuole mangiare un po' più magro, sano, i polli sono di tendenza. Vai. Guarda, ci sono, te lo dico. Un'altra domanda invece, c'è un documento top secret. Ok, vai. Sta già ridendo. Che afferma che è un neoquadrato. Smentisci? Confermo. So che molti di voi non ci credono, ma noi che abbiamo fatto più volte la doccia nudi insieme, sì, gliel'ho visto, sia il neo che il cazzo ovviamente. È quadrato anche quello. È per questo che non usa il video, perché è cubico. Ed è veramente quadrato. Se metto il foglio, raga, è perfettamente quadrato. Gabri invece ti chiede, che programmi usi per fare i video? Uso Premiere per fare i video, Photoshop per fare le copertine, Fruity Loops per fare la musica e ritocco audio. E registratore vocale da quando uso questi microfoni. Perché è proprio un'app. È un'app. Fantastico, ringraziamo i creatori di Registratore Vocale. Sì. Perché lo sponsor di questo video è Registratore Vocale. Quando pensi che arriveranno i primi sponsor? Beh, a parte Bill Gates, da un po' di tempo, perché alla fine le grandi aziende, o anche le piccole aziende, o anche il fruttivendolo qui sotto, penso si aspettino dei numeri più grandi, che però non ci sono. Posso svelare una chicca? Vai! Io entrando, questa è casa di grosso, non è veramente il mio salotto, e c'è veramente un fruttivendolo qui sotto. Certo. Questa cosa mi piace parecchio, perché ci vai sotto e sembra anche che era della frutta. Sì, l'hanno chiuso tre volte in AS, però sì. Vero? Sì. Okay. Un saluto sia al fruttivendolo che ai NAS. Beh, il kebabaro mi offre sempre il kebab quando vado. Potrebbe essere uno sponsor. Domanda di merda. Peccato, perché era bella. Domanda di merda. E la risposta di merda. Okay. Non sapevo cosa risponde. Domanda di merda. Matteo Papuillo invece gli chiedono al ragazzotto qua fianco: fai altro nella vita a parte lo youtuber? Lavoro nel marketing commerciale di un'azienda. Faccio sport, mi piacciono gli sport. Tennis, paddle, calcio, basket. Paddle. Sono come Bobo Vieri. Sì, sì, sì. È bello paddle. Sì, è facile rispetto al tennis. Me lo consigli di più o di meno di fruttivendolo qui sotto? Con moderazione. Anche il paddle? Anche il paddle con moderazione. Perché costa. Ah, costa? Come fruttivendolo qua sotto. Poi scrivo. Ho scritto un libro che esce a giugno, Cascina Speranza. Facevo musica, concerti, rock, rap. Ok. Basta, per ora basta. Ho un acquario. Io penso che tutti gli iscritti vogliono sapere se fai dei balletti quando ottieni dei nuovi iscritti. Allora, Dani invece chiede: se dovessi far parte di un movimento complottista, quale sceglieresti e perché? Sicuramente sceglierei un gruppo che se la vive bene, quindi nel senso che sono allegri, non che sono impauriti, terrorizzati o arrabbiati. Quindi ti sparo secondo te i fruttariani sono complottisti, no? Beh, secondo me hanno molta frustrazione, ma non sto scherzando, per le persone che gli mangiano carne davanti. Cioè, nel senso, chi mangia carne tendenzialmente è molto aggressivo nei confronti di chi non la mangia. E di conseguenza poi anche gli altri diventano viceversa. Sì. Quindi secondo me hanno avuto cioè il fatto di non riuscire a far capire, vabbè, vegetariani, vegani, ok, fruttariani già. Però sai che secondo me sono comunque più allegri, più... Mangio frutta, tu dici. Almeno la frutta la mangio. Sì, no, cioè sono anche molto tipo hippie, tipo il mondo è bello, sì, può quindi essere. Magari... Un fruttariano, sì. Vita abbastanza breve, però... esatto, sì. Okay. Saluto ai fruttariani. Ciao amici fruttariani. Quanto ci impieghi a fare un video dallo 0% al 100%? Allora, dipende tanto dal tipo di video. Se è la serie L'Infiltrato, ad esempio, che ormai ha una struttura ben definita, sempre la stessa da ripetere, allora ho già benissimo chiaro quello che devo fare. Allora, 10 minuti di media di video in cui devo raccogliere le fonti, scrivere la storia, comunque il copione, dargli un senso compiuto, dare una morale, anonimizzare, girare il video e
montarlo. A me ci metto non tantissimo, ma un'intera giornata lavorativa, quindi 8 ore. Degli altri dipende tanto da, cioè, se c'è un'idea che dico parto cazzo tutta razzo, magari è una news che conosco bene, ci metto poco. Se mi devo informare, la parte più complessa è quella, non tanto il girare e montare, è l'informarsi, anche perché capire, esatto, anche perché comunque devi piegarlo, devi interiorizzarlo, devi essere sicuro delle cose che dici. Quindi non è che arriva un articolo, pam, ci fai il video. Certo. Vedi, consulti almeno 10, 20 a seconda dell'argomento, fonti diverse, quindi è un bel lavoro. Almeno dai, una in media 6 ore a video, dai. Arriviamo a una domanda molto importante. Secondo me va un po' a svelare il nostro io interiore, l'iscire della nostra umanità. E la domanda te la fa Yaya e ti chiede: è meglio se al posto del braccio avessi una chela o un tentacolo? Allora, punto primo. Mi sembra molto pronto, ragazzi. Sì, non accetto questo genere di domande in questa intervista, un'intervista seria, non siamo qui a parlare di cazzate. È ovvio che è meglio il tentacolo. Il tentacolo ti permette di afferrare le cose, ti permette di compiere azioni che con la chela non puoi compiere. Quindi non ha senso chiedere la chela. Cosa fai? La chela è solo un fastidio, puoi fare solo male alla gente. Ti puoi difendere, ma anche col tentacolo ti puoi difendere. Tentacolo. Vota tentacolo. Ok, io sono sempre... Posso? No! Prossima domanda. Alpo invece chiede... Se dovessi scegliere un partito da votare, quale sceglieresti? Non lo so, perché a parte che sono cambiate tante cose negli ultimi anni. So chi non voterei, perché ideologicamente sono troppo distante, quindi sicuro non voterei mai tipo fascisti vari, ma anche Lega, Fratelli d'Italia, perché sono troppo distante ideologicamente. Mi incuriosisce Volt, che è il movimento progressista europeista. Boh, vediamo, non so. Non saprei proprio al momento. Bisogna vedere da qualche anno un po'. Elma invece ti chiede: perché non fai i video reaction? È una cosa che voglio fare prima o poi. Per ora non l'ho fatto perché ho un po' paura, nel senso che è vero, faccio tra virgolette debunking, ma non ho mai raccontato veramente le fake news, bene o male, pericolose, a parte quelle russe Putin, che è un video recente, però di solito non entro mai veramente tanto nel merito, perché come ha detto Dario Bressanini, nel momento in cui si dà spazio comunque alla teoria in sé, c'è il rischio comunque di dare voce, di fare da megafono, no? E c'è il rischio anche che magari, essendo delle cose molto tricky, magari con un fondo di verità, poi magari si passa il messaggio sbagliato. Okay. Quindi per ora non l'ho fatto principalmente per quel motivo. Penso che in futuro non lo farò a video di, che ne so, Novax ad esempio, nonostante ci siano altri youtuber o tiktoker che lo fanno, che mi piacciono molto, tipo Polemica in Pillole, sia perché non ho appunto le competenze per entrare molto nel merito e quindi preferisco restare umile, sia perché appunto non voglio dare troppo spazio alla cosa, non che sia sbagliato, però io personalmente al momento ho un po' qualche remora. Quanto sei contento che sia entrato YouTube nella tua vita? Quanto invece ti sei pentito di esserti messo in alle prese con questo hobby? Pentito zero, okay. Pentito di averlo fatto così tardi, già i capelli bianchi ormai. Avrei dovuto farlo molto tempo fa, perché è una cosa che mi piace molto e che spero si possa trasformare in un prima un secondo e poi in un lavoro. Max ti chiede: ma 9x9 farà 81? Bisognerebbe chiederlo a Leonardo da Vinci. Invece un fan di Emerald ti chiede: perché non posso risolvere il cubo di Rubik? Perché hai scelto la chela. Ah, la chela. Prossima volta scegli il tentacolo. Lineare. Sempre Alpo ti chiede: ti sei mai diplomato oppure anche laureato? Sono laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Andrea invece ti chiede: dove prendi i commenti dell'infiltrato? Mi iscrivo a gruppi Facebook, forum, o che esistono ancora, vi assicuro, anche forum free, o gruppi Telegram. Ah, ma qualcuno mi manda anche dei messaggi, li ho usati spesso, magari su Instagram, degli screenshot, cose così. Allora, questa ragazzi secondo me è la domanda conclusiva, l'ultima, che però riassume un po' tutto, secondo me, il tuo canale. Sentiamo. C'è chi dice, l'ho sentito io con le mie orecchie e con i miei occhi, che tu faccia parte di tutti i movimenti complottisti e che tutto questo sia solo una pubblicità per aumentarne i consensi. Hai qualcosa da dire in merito?
Bene ragazzi, e con questo abbiamo finito il video, vi ringrazio di essere rimasti fino a qui, soprattutto vi ringrazio infinitamente per l'iscrizione, spero di riuscire a portare contenuti che siano sempre interessanti, utili, divertenti, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!